Era il 4 maggio del 1949 quando l'aereo con a bordo il Torino Calcio di ritorno da Lisbona per un amichevole con il Benfica si schiantò proprio sulla collina di Superga, spazzando via per sempre una delle squadre più forti della storia del calcio. E oggi, 73 anni dopo e dopo 2 anni di pandemia, i tifosi Granata possono tornare a celebrare questo momento che è un vero e proprio mito fondativo sulla collina di Superga. Noi adesso ci troviamo al capolinea del tram storico a Dentiera che ci porterà appunto a Superga per raccogliere le emozioni di questo momento con la lettura del capitano dei nomi dei caduti e raccogliere anche le emozioni e le impressioni dei tifosi Granata che possono tornare a celebrare questa giornata così importante dopo 2 anni difficili di pandemia. Emozione si prova a tornare a celebrare questa giornata dopo 2 anni di pandemia in cui vi è stato negato un momento così significativo? Tornare di nuovo qui a Superga per noi tifosi Granata è un simbolo importante per l'anno. Aspettiamo questo 4 maggio come ogni anno con tanta emozione e cerchiamo di ricordare al meglio i ragazzi e di spingere sempre la squadra che viene ad onorare gli invincibili. Beh, io sono venuto a Superga sempre non il 4 maggio, sempre in moto in altri periodi. Dopo anni e anni mi sono ricordato che devo fare sta cosa. E niente, diciamo che è un tuffo nel passato, nei ricordi, nei veri valori dello sport. Cioè ormai che adesso il calcio è solo interesse, basta. Credere in una squadra che ha dato tanto, ha fatto sognare l'Italia nel dopoguerra, cose varie. Vuol dire tanto per noi tifosi, vuol dire tanto. Essere qui è bellissimo dopo 2 anni, dopo quello che è successo, abbiamo passato tutti, e vedere così tanta gente crea felicità soprattutto. Sì, sicuramente, il mio amico diceva che vede tanta gente, io mi aspettavo sinceramente più gente, però forse sarà anche per colpa dei blocchi, magari dopo si riempirà di più. E comunque sì, sicuramente il fatto di essere qua, io vengo sempre da quando sono bambino, penso sia uno dei motivi per cui tifo Torino, uno dei principali motivi per cui ho cominciato a tifare calcio in generale. Che cosa rappresenta per te il grande Torino? Sono un punto di riferimento, la storia della squadra, quindi è il fondamento della nostra fede, quello soprattutto. Sì, diciamo che è tramandato da nonno a padre, da padre in figlio, quindi noi giovani, non abbiamo mai avuto la possibilità, la fortuna anche di vivere il Philadelphia come gli invincibili, però attraverso il ricordo anche delle persone che c'erano, come i nostri nonni, la passione si trasmette e ti rendi conto di con cosa avevi a che fare. Cosa rappresenta per te il Toro? Tutto, semplicemente tutto, penso di averci speso abbastanza tempo e sono sicuro che ne spenderò altro. Sono uno di quelli che è sempre andato allo stadio, mi è sempre piaciuto molto il calcio, sono molto tifoso, quindi devo dire ho vissuto un anno all'estero in Spagna, per dire la cosa che mi mancava di più era lo stadio la domenica. Pensi che la squadra di oggi rispecchi i valori Granata? Sì, è un parolone magari paragonarli a loro, però ce la stanno mettendo tutta, il mister e anche i giocatori sono... Si vede che quest'anno hanno avuto una marcia in più, quindi l'importante è essere competitivi e magari sperare in qualcosa di più grande. In campo ci mettono l'anima, c'è da dire quello. Sarà merito di Juric, penso di sì. Cagliari, io non sono né pro né contro Cagliari, però ha salvato il Torino ai tempi e c'è da dargli atto di questo. Forse un po' tirchio, però c'è da dargli atto che l'ha salvato il Torino. Juric, i giocatori stessi ci mettono l'anima. Belotti firmerà, non firmerà, ha dato tanto al Torino. Non si può rimproverare nulla a quel ragazzo lì. In alcuni momenti sì, in altri non ancora, però diciamo che noi tifosi siamo lì proprio per ricordarli che la maglia che loro indossano ha un colore che va rispettato, ecco. Campioni d'Italia! Bacigalupo! Ballarin Aldo! Ballarin Dino, Buongiorni, Castigliano,
Fadini, Gabetto, Grava, Grezzar, Loi, Maroso, Martelli, il nostro capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert,